Allora, il tema che sto per affrontare è la disciplina dei contribuenti, cosiddetti minimi, una disciplina che si innesta nel sistema degli studi di settore. Nel 2008 si è, come dire, studiato il modo per verificare tutte quelle situazioni che in un certo senso non erano perfettamente rappresentabili attraverso gli studi di settore, ed erano state fatte varie proposte. La proposta che poi è divenuta definitiva è stata quella invece di definire un settore di riferimento ben circoscritto, in cui il concetto di minimalità potesse essere espresso sostanzialmente da alcuni requisiti che i più noti: il limite di compensi o di ricavi maturati nel precedente esercizio in misura non superiore a 30.000 euro, non avere esercitato operazioni di cessione all'esportazione, quindi parliamo degli articoli 8, 8 bis e 9 del decreto IVA, non aver avuto rapporti di lavoro dipendente, perché questo avrebbe denotato comunque un minimo di struttura, e non avere chiaramente altre forme di partecipazione. Bene, nonostante fosse particolarmente circoscritto il campo di applicazione del nuovo regime, in effetti poi si è prestato ad un allargamento anche in termini di numeri, e questo ha comportato una necessaria revisione del sistema. Questa è semplicemente una foto che riguarda la situazione in modo specifico della vostra categoria, e vedete più o meno le percentuali di cui vi era stato fatto cenno, d'accordo, in termini anche di numerosità. Bene, allora, l'introduzione del nuovo sistema non poteva che riprendere tutto il contesto normativo già esaminato, oramai approfondito anche nelle diverse problematiche. Alcune più importanti le vedremo adesso, altre sono in corso di definizione. Proverò a darvi qualche anticipazione di tipo interpretativo, evidentemente non essendoci ancora la circolare esplicativa. Quindi la disciplina di base è la legge 24 dicembre 2007 numero 244, e la nuova disposizione invece è il decreto legge numero 98 del 6 luglio 2011, l'articolo 27. È importante il riferimento normativo, perché evidentemente per i soggetti che entreranno nel nuovo regime sarà opportuno indicare nei documenti contabili, sarà necessario indicare il riferimento all'articolo 27. Parliamo soltanto chiaramente di documenti che testimoniano l'acquisto e la cessione. Vedremo che non vi è alcun altro obbligo dal punto di vista contabile. È evidente che il nuovo regime dei contribuenti minimi potrà recepire una parte dei vecchi contribuenti minimi, vedremo in che condizioni, e nello stesso tempo ci sarà una fuoriuscita per il venir meno dei presupposti soggettivi di altri che attualmente sono da considerare contribuenti minimi. Bene, allora i limiti li abbiamo già esaminati. La semplificazione per questo nuovo regime è che non si applica l'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi dal campo di applicazione imposte sul valore aggiunto, non sono per il concetto stesso di minimalità sottoposti ad accertamento sulla base degli studi di settore, godono evidentemente di notevoli semplificazioni contabili e determinano il reddito con il principio di cassa. Questi sono è la struttura, diciamo, che qualifica il contribuente minimo. Le condizioni di accesso, è molto interessante questo aspetto, perché si tratta di capire chi è dentro, no? E chi è fuori. Le condizioni di accesso sono l'inizio di una nuova attività,
per determinate categorie di soggetti. L'attività può essere anche stata intrapresa, iniziata successivamente al 31/12/2007, quindi per quelle attività che sono state intraprese a decorrere dal 1 gennaio 2008 occorre fare alcune valutazioni, ma sostanzialmente nel 2012, se dovessero permanere determinati requisiti già presenti, e così faccio un'anticipazione non chiaramente espressa anche negli atti amministrativi di interpretazione, il decreto direttoriale del 22 dicembre 2011, se dovessero permanere gli stessi requisiti, gli stessi presupposti già alla data di inizio dell'attività. Cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui si va a calcolare il quinquennio, quindi ultimo anno 2012 per chi ha intrapreso l'attività dal 2008, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti già dal 2008, indipendentemente dalle modalità e dalla scelta contabile che è stata adottata. È evidente, se si è deciso di adottare il sistema delle nuove iniziative produttive, la legge 388 del 2000, è perché probabilmente già non si avevano i requisiti, il limite, penso al limite dei ricavi oppure alla possibilità di avvalersi dei dipendenti, d'accordo? Questo vuol dire che il soggetto, ancorché avesse intrapreso l'attività successivamente, quindi al 1 gennaio 2008, comunque non aveva i requisiti per essere minimo. Al contrario, chi avesse optato per il regime ordinario di determinazione del reddito, in questo senso in modalità semplificata, è evidente che avrebbe potuto avere i requisiti, ma per una valutazione propria del contribuente non è inteso accedere al regime dei contribuenti minimi. Bene, questi soggetti, dimostrando di avere quei requisiti specifici, qualora gli stessi requisiti dovessero permanere, ovviamente si è già perfezionato il triennio di permanenza nel regime ordinario al 2011, potranno nel 2012 essere considerati nuovi contribuenti minimi. L'assenza della precedente attività è strettamente connaturata al requisito oggettivo richiesto dalla nuova disposizione. Che vuol dire assenza di precedente attività? Che il soggetto nel triennio precedente non deve aver svolto una attività che fosse o potesse essere considerata compatibile con la nuova attività in regime dei minimi, anche se questa veniva svolta in forma di lavoro dipendente, in forma di prestazione occasionale, d'accordo? Quindi questi sono i requisiti. E quindi non deve trattarsi anche di mera prosecuzione, d'accordo, di altra attività svolta in altra forma. Che vuol dire questo? Che chi è stato nel regime dei minimi già dal 2008, provenendo chiaramente da una attività che consentiva l'ingresso nel 2008 come regime dei minimi, non potrà essere considerato nel regime dei minimi nel 2012. Quindi gli esclusi sono tutti coloro che erano già in attività nel periodo precedente, il 1 gennaio 2008, e chi ha avviato un'attività a partire dal 1 gennaio 2008, l'esempio che vi ho fatto, ma già aveva esercitato nel triennio precedente un'attività omologa, indipendentemente, ripeto, dalla forma con cui questa era esercitata. C'è un caso molto particolare che è stato esaminato in una risoluzione, in cui se vi è la prosecuzione di un'attività precedentemente esercitata da altri e nel cumulo dei compensi o dei ricavi relativi alla precedente gestione del dante causa e alla nuova non si sia superato complessivamente il limite di 30.000 euro, il soggetto può iniziare l'attività come contribuente minimo. Il requisito temporale, molto semplicemente, sono 5 anni, d'accordo? Quindi per questo facciamo riferimento al 2008 e arriviamo al 2012. È evidente che il limite dei 5 anni
implica la permanenza dei presupposti e può spingersi fino all'età del compimento del 35° anno. È un'occasione particolare per i giovani. Pensavo prima all'attività del geometra, anche in questa nuova forma fiscalista, soprattutto no, su consulenze di tipo relativa alla fiscalità immobiliare, è possibile per i giovani sfruttare, diciamo, questo filone. L'aliquota è assolutamente vantaggiosa, è del 5%. Abbiamo già detto, la decorrenza è dal 1 gennaio 2012, non vi è una abrogazione implicita del regime delle nuove iniziative produttive, evidentemente. Si è detto, ma questo verrà forse chiarito, questo aspetto anche nella circolare, le nuove iniziative produttive avevano un margine di vantaggio anche rispetto al regime dei minimi con aliquota al 20%, adesso sicuramente non lo avranno, ma questo non vuol dire che cessa il regime delle nuove iniziative produttive. Sì, io mi concentrerei su quelle che sono le problematiche allora. Le problematiche fondamentali che sono state esaminate e che saranno oggetto di una circolare sono: ma il soggetto era già minimo nel 2008, ha iniziato l'attività nel 2008, può fruire del regime dei minimi per il 2012? La risposta è sì. D'accordo? Il vincolo triennale per chi ha aperto l'attività nel 2010 o 2011, come semplificato, qui è un vincolo obbligatorio. Cioè occorre comunque ultimare il triennio per chi avesse optato per il regime semplificato per poter poi accedere in permanenza dei requisiti al regime dei minimi. Diversamente dalle nuove iniziative produttive, le nuove iniziative produttive, il limite triennale non è un presupposto obbligatorio di appartenenza al regime, ma è un limite massimo, quindi chi è nel nuovo regime delle nuove iniziative produttive, avendo i requisiti per essere considerato minimo, può utilizzare il nuovo sistema. Bene, il 5% è un'imposta di fatto sostitutiva di tutte le imposte dirette e anche di fatto dell'IRAP, si applicano le regole ordinarie di versamento e valgono le stesse regole. Un punto importante: non saranno soggette a ritenuta d'acconto le operazioni poste in essere dai nuovi minimi. Diversamente da ciò che avveniva per il vecchio regime dei minimi, questo sarà chiarito. Evidentemente è stato in un certo senso accennato nel decreto direttoriale di cui vi avevo parlato. Bene, io direi che per quanto riguarda coloro che invece si trovavano ad essere minimi ma non godono più dei requisiti per poter proseguire in questo regime, ci sarà un percorso naturale all'interno di un regime cosiddetto di ex minimi e che sarà caratterizzato dalla estrema semplificazione, modalità di determinazione del reddito con le regole ordinarie, quindi non ci sarà esclusivamente un criterio di cassa, però saranno aboliti di fatto tutti gli adempimenti contabili, non ci saranno le liquidazioni periodiche IVA, ci sarà soltanto la liquidazione annuale dell'IVA e quindi la presentazione della dichiarazione. Va bene? Questi sono gli aspetti più importanti, mi sembra che non ci siano, non dovrebbe, questo sarà chiarito, non è ancora stato detto con chiarezza, per il vecchio regime dei minimi, se si sforava nel corso dell'anno il limite dei 45.000 euro, già nell'esercizio stesso occorreva rideterminare l'attività, mentre invece con il nuovo, indipendentemente dall'entità dello sforamento, si manterrà il regime dei minimi per l'anno in corso, lo si perderà evidentemente per l'anno successivo. Grazie della vostra attenzione.